Agguerrita come sempre e pronta a portare avanti le sue idee, Anna Maria Piccinelli si è presentata durante il suo tour elettorale anche in Auditorium Santa Croce a Casalmaggiore, un passaggio chiave per tutti i candidati, perché oltre alle frazioni è questa la sfida per il centro storico casalese. I cavalli di battaglia sono noti, ma Piccinelli ha voluto presentare la sua lista, Movimento Vivace Sostenibile, partendo da ciò che differenzia il suo programma dagli altri. Innanzitutto la grande riqualificazione del centro, che però deve passare attraverso la creazione di aree di parcheggi che abbiamo già individuato, e che oggi, e stasera mostreremo. E poi l'altro punto, secondo noi, particolare è quello della necessità di potenziare l'offerta dei trasporti, quindi trasporti pubblici da mettere in rete, e questo è un altro punto fondamentale perché tutti i cittadini devono avere la possibilità, con una certa facilità, di raggiungere l'ospedale, di raggiungere il doposcuola, e questo secondo noi è estremamente importante. L'importanza del turismo, che deve essere una delle fonti di economia maggiori. E per fare questo naturalmente bisogna fare un lavoro assolutamente di riqualificazione di tutto il centro e anche delle, naturalmente, delle offerte, delle proposte, delle frazioni. Non mancheranno naturalmente i grandi temi, che sono ospedale, tangenziale e le infrastrutture. A proposito di concretezza, Piccinelli ha voluto rimarcare alcuni punti, l'idea di installare una centralina che misura le polveri sottili sulla Solana, portata avanti ormai da diversi anni, il fatto che la chiusura del punto nascita dell'ospedale Liopò sia legata a una legge alla quale, come Piccinelli ha voluto rimarcare in una rapida cronistoria, hanno messo mano quasi tutti i partiti politici, citando Berlusconi e Renzi, e ancora il fatto di aver speso troppi soldi nel palazzetto e nella riqualificazione dell'ex macello, anziché guardare a progetti più sostenibili. Con lo sguardo alle prossime amministrative non è mancato un riferimento al passato. Anna Maria ha ricordato quando a 16 anni partecipò alle barricate con Umberto Chiarini contro il nucleare, con la centrale che doveva arrivare a Viadana, mentre da alcuni componenti di lista è stato sottolineato come si tratti della prima donna sindaco candidata a Casalmaggiore e come il suo mestiere di insegnante al liceo Giulio Romano di Mantova la porti già a prendersi cura degli altri con attenzione.